Ecco la fiera con la coda aguzza, che passa i monti e rompe i muri e l'armi. Il mostro che sale dal basso inferno è Gerione, un orribile traghettatore volante che con il suo puzzo appesta il mondo. Impersona la frode, il peccato che viene punito nel luogo da cui proviene. Dante prova ribrezzo per questo demone mostruoso, una sorta di dragone apocalittico in grado di devastare città ed eserciti, che si innalza, come nuotando, nell'aria scura dell'inferno. La faccia sua era faccia d'uom giusto. Il volto è ingannevole e il corpo serpentino, decorato come un tappeto persiano. Con due zampe pelose attracca all'orlo del settimo cerchio, mentre la coda guizza nel vuoto, armata con una punta di scorpione. Mentre Virgilio prende accordi con la fiera, Dante scorge un gruppo di dannati, seduti vicino al burrone. Sono gli usurai, dannati del settimo cerchio perché furono violenti contro l'arte, cioè sfruttarono da parassiti il lavoro degli altri. Piangono dal dolore. Con le mani cercano di fare schermo ai fiocchi di fuoco e alla sabbia ardente, come i cani d'estate molestati dagli insetti. Dante scruta i visi sfigurati dal fuoco e da smorfie animalesche, ma non riconosce nessuno. Dal loro collo pende una borsa, che riporta gli stemmi gentilizi delle loro casate, l'oca, il leone e la scrofa, e questi disperati non si stancano di guardarla, come fecero in vita quando esercitavano l'usura. Sono due fiorentini e un padovano, che si lamenta delle urla dei vicini, invocanti l'arrivo imminente di un celebre usuraio di Firenze. Nel Medioevo gli usurai e i banchieri venivano familiarmente chiamati Lombardi, dalla regione che in maggior numero li ospitava. La borsa con il registro dei crediti era l'insegna del loro mestiere. La legislazione ecclesiastica arrivava a considerare eretico e condannare al rogo chi esercitava l'usura. Solo un dannato si rivolge a Dante, farfugliando parole irose. Poi storce la bocca con una smorfia bovina. L'animalità è un elemento dominante nel 17° canto, un tratto che accomuna gli usurai a Gerione, che pur avendo un volto umano è una bestia e non rivolge mai parola a Dante. Intanto Virgilio è già salito in groppa al fiero animale ed esorta il compagno di viaggio ad affrontare la discesa nel basso inferno. Or si è forte e ardito, omai si scende per si fatte scale. Il poeta, sospeso sul burrone, sente i brividi della febbre quartana, ma si fa forza e si sistema su quelle spallacce. Vorrebbe chiedere aiuto, ma la voce non viene. Intuendo la sua paura, Virgilio lo abbraccia e sprona il mostro. Gerion, muoviti omai. Le rote larghe e lo scender sia poco. Inizia la lenta discesa a spirale nel buio pesto. Il terrore di Dante è accresciuto dall'orribile scroscio del Flegetonte, il fiume infernale che si getta dal settimo all'ottavo cerchio, e dal pianto lontano dei dannati che vengono tormentati nelle bolge sottostanti. Finalmente Gerione, come un falcone obbediente al richiamo, deposita i poeti ai piedi dello strapiombo e si allontana rapidamente. Si dileguò come da corda